questa è una linea che noi stiamo seguendo fin dall'inizio, con tutti i limiti che ci sono, dovuti soprattutto ovviamente al super bonus, a quello che ha prodotto il super bonus, però è una linea ferma e continua di questo governo, cioè favorire la natalità, favorire la libertà delle donne e degli uomini di fare figli quando vogliono. E questo adesso vedremo nella manovra che cosa ci sarà, però sicuramente ci sarà.